Sarò breve. Allora, io vi ricordo che noi un anno fa eravamo in attesa del referendum, non eravamo affatto certi di vincere, che noi siamo qui per ricordare una grandissima vittoria. Vi ricordo che a tutti quelli che oggi, che sono stati tanti e mi hanno sorpreso, sembra che stiamo commemorando una sconfitta, sembra che noi siamo gli sconfitti. Non è così, cioè noi ricordiamoci che cosa avremmo oggi, come andremmo a queste elezioni se avessimo veramente perso. Noi non avremmo il Senato, noi andremmo con una legge elettorale che avrebbe attribuito in modo certo una maggioranza assoluta a una qualsiasi forza che oggi possiamo valutare non essere stato, come posso dire, assurdo quando noi nelle nostre argomentazioni dicevamo la forza poteva avere il 20% e arrivare al 54%. Non è assurdo, oggi più o meno le forze sono a quel livello, fra 20, 25, ok? Quindi ricordiamoci che noi abbiamo vinto. Qual è il nostro problema? È il problema che hanno avuto i repubblicani il 3 giugno, hanno festeggiato per 5 minuti, poi hanno detto noi siamo i repubblicani e oggi che cosa siamo il 3 giugno del 1946 che è l'Italia una repubblica? Non hanno perso, hanno perso i repubblicani? No, hanno vinto, però il 3 giugno si sono dovuti guardare in faccia e dire adesso noi che cosa raccontiamo ai nostri che abbiamo vinto e non è neanche in discussione per molto tempo questa vittoria? Quindi in un certo senso è evidente lo stesso che succederebbe alla Lega, se riuscissero a ottenere la secessione, cioè loro devono lavorare per fare bene il loro lavoro ma mirando comunque a perdere perché il giorno che c'è la secessione la Lega finisce. Quindi ricordiamoci innanzitutto questo fatto, quindi ci dobbiamo ricordare che abbiamo vinto, che quando è stata in pericolo la Costituzione comunque l'Italia si è unita, dietro non solo dietro di noi che ci sono state, però noi abbiamo anche forzato sulla destra, la destra ha dovuto fare una campagna elettorale, ricordiamoci che dietro questa riforma costituzionale all'origine c'era un patto, con il famoso patto del Nazareno, quindi noi abbiamo lavorato bene, siamo riusciti sicuramente a portare una parte delle nostre persone, non erano tutti nostri quel 60% che ha bocciato la riforma costituzionale, ma questo credo lo sapessimo, d'altra parte se avessimo avuto solamente i nostri sarebbero stati ben pochi. Quindi il punto è, che cosa è successo? Che a un certo punto avevamo acceso una serie di speranze di cambiamento. Anche il Comitato Romano che oggi è intervenuto così a gamba tesa, io l'ho visto subito, cioè dentro il Comitato Romano si sono accese delle speranze di poter cambiare moltissime cose. Abbiamo lavorato bene, ci sono persone bellissime all'interno del Comitato Romano, però è evidente che quel tipo di, come posso dire, risultato, noi come Comitato, come Coordinamento Democrazia Costituzionale, che ricordiamo nasce da prima come associazione, come gruppo, e essenzialmente di studiosi o di persone interessate, di intellettuali, perché non è un'offesa, che da tanti anni si occupavano di seguire quelli che erano i cambiamenti costituzionali. Ora, rispetto a questo, non siamo strutturati, non eravamo strutturati come gruppo non dirigente, ma come gruppo di intellettuali, non eravamo strutturati per portare l'Italia e tutta questo movimento a un cambiamento epocale. Non eravamo strutturati, non siamo in grado, non siamo il luogo. Perché non dobbiamo dimenticarcelo, l'ho scritto 3 giorni dopo il referendum, il luogo per un cambiamento strutturato, coordinato, dove sta insieme la scuola, l'immigrazione, non è il Coordinamento Democrazia Costituzionale. Noi possiamo essere un luogo di supporto, per carità, non è che ci tiriamo indietro rispetto al fatto che dobbiamo dire una parola, come dice Giovanni, sul dramma e sul genocidio che noi stiamo compiendo in questo momento. E la stiamo dicendo, abbiamo partecipato ai cortei. Noi lavoriamo sull'articolo 81, però ricordiamoci che non siamo noi, cioè ne stiamo supplendo a qualcosa che dovrebbe fare qualcun altro. Quindi la prima cosa è, cerchiamo di essere anche tra di noi, di averci un atteggiamento di comprensione, cioè adesso c'è tensione, soprattutto nel periodo preelettorale, sicuramente non è andata completamente in porto quello che molti desideravano, c'è una riunificazione e una ricomposizione a sinistra, c'è ancora molto da fare, però cerchiamo di stare innanzitutto sereni tra di noi, di averci innanzitutto il presupposto della buona fede. Mauro Beschi qua davanti sorride, Mauro Beschi si sbatte, non, è giusto
ognuno può commettere degli errori, però gli errori sono in buona fede, nessuno di noi qui ha delle grandi, delle aspettative di presentarsi alle elezioni, stiamo tutti lavorando per portare avanti questo gruppo, cerchiamo innanzitutto di avere questo. Io concludo dicendo un pensiero che mi è venuto nell'ultimo tempo, che nel 1921 secondo me a Livorno veramente è passata una strega e ha detto: adesso voi continuerete a litigare per altri 100 anni. Io mi auguro che abbia detto 100 anni, aspettiamo il 21 e poi è passato.